In natura tutto è connesso. Alcune di queste connessioni sono evidenti, altre invece ci sfuggono. Comunque sono tutte molto importanti. La più evidente è quella che abbiamo con gli alberi, con le piante, che attraverso la fotosintesi producono l'ossigeno di cui abbiamo bisogno noi animali per vivere. Vi dico tutto questo per presentare l'ottavo principio di permacultura, tra i 12 elaborati e raccontati da David Holmgren. L'ottavo principio dice integra invece di separare. David Holmgren nel suo libro spiega che le connessioni tra le parti sono persino più importanti delle parti stesse. Una buona progettazione in permacultura cerca di migliorare e cerca di moltiplicare le possibili connessioni. Per questo è importante conoscere bene l'elemento che andiamo ad inserire nel nostro sistema, conoscerne le caratteristiche intrinseche, conoscere ciò che ci può offrire e ciò di cui ha bisogno. E quando l'avremo analizzato bene, saremo in grado di capire il maggior numero possibile di connessioni che possiamo instaurare. Ci interessano tutte le interazioni, quelle tra gli esseri viventi come gli animali, le piante, i microrganismi. Ci interessano anche le connessioni con le infrastrutture, ad esempio con i nostri edifici, con le strade e anche quelle che si possono avere con le attività umane, con quello che noi facciamo, compiamo ogni giorno. A volte in natura succedono anche dei fenomeni distruttivi, per esempio pensate ad un'invasione di insetti che può distruggere interamente un raccolto o addirittura anche un bosco, pensate a quei bruchi che mangiano tutte le foglie e che praticamente possono distruggere una foresta intera. Ebbene, anche quegli eventi drastici insieme, in realtà se guardati nel loro complesso, nell'interazione con tutto l'ecosistema, possono rappresentare qualcosa di positivo. In questo caso, per esempio, un bosco potrebbe liberarsi delle sue piante malate, allo stesso tempo produrre molto fertilizzante che poi lo aiuterà a rigenerarsi. Anche un evento, un elemento apparentemente negativo può portare qualcosa di positivo al nostro sistema. Un albero da frutto non ci fornisce soltanto la frutta. Cominciamo a ragionare in questo modo, ci dà tantissimi altri prodotti, tantissime altre cose utili. Impariamo che ogni elemento può svolgere molteplici funzioni e da questo discende anche che ogni funzione può essere svolta da tanti elementi. In questo modo il nostro sistema, il nostro ecosistema sarà più resiliente, molto più resiliente. Amici del bosco, questo era l'ottavo principio, cercherò di farne tutti e 12 come vengono spiegati nel libro di David Holmgren che vi lascio in descrizione, molto interessante per conoscere la permacultura. I principi sono fondamentali, sono degli strumenti a nostra disposizione per progettare bene il nostro ambiente, il nostro orto, il nostro piccolo ecosistema. Impariamo ad utilizzare questi principi e il nostro lavoro sarà più semplice. Io intanto mi metto a studiare il nono principio. Dalla pineta al bosco di Ogige, i saluti ve li faccio da qua. Ricordatevi, integrare invece di separare. Ciao, al prossimo principio!